La camera, sì, è una letizia. Eccoci qua, letizia. Eccoci qua, noi siamo pronti, rimanete con noi perché tra poco i protagonisti di Monza e di Cisterna per raccontarvi questo finale. Tanti saluti, un abbraccio sotto rete. Questa è una cosa di rito, si fa sempre, cioè, è un saluto di rito, e noi a questo punto ce ne andiamo in pubblicità. Grazie. Stiamo tornando in diretta, intanto Monza si fa il giro di campo, io parlo con Gabriele Di Martino, amico Martino, romano di San Giovanni, che avete fatto il vostro dovere, cioè dovete vincere 3-0, dovete vincere 3-0, comunque fare tre punti pieni e sperare poi negli altri, in questo momento siete quarti. Però bisogna aspettare le altre partite. Però parlami altri, della tua squadra adesso. Non perché sappiamo gli altri cosa stanno facendo, però siamo contentissimi. Oggi dovevamo portare tre punti a casa e l'abbiamo fatto. E, insomma, è stata una partita bella, mi è piaciuta, siamo entrati concentrati. Abbiamo avuto il primo set un po' un calo dovuto al servizio. Quando fai 4-5 errori di fila, insomma, è questo. Però siamo contenti, abbiamo preso tre punti, adesso aspettiamo le altre per capire i playoff. Io chiaramente non ti chiedo chi preferiresti, perché tanto il livello è tutto molto simile in quella zona di classifica. Però ecco, come bisogna secondo te presentarsi, con che spirito al playoff, perché praticamente per voi, ma per tutti, è un altro, veramente un altro campionato. Sì, sicuramente sono due mesi intensi, sono veramente un altro campionato. Però ecco, già da mercoledì dobbiamo scendere in campo concentrati. Io penso che partita dopo partita, e non pensare alla serie di playoff, ma veramente partita dopo partita possiamo dire la nostra dai grandi. Ecco. Cosa ti sembra, per dare un giudizio su questo campionato, per voi che avete fatto bene, siete arrivati in finale di challenge, ci avete messo un po' perché per una serie di problemi che hanno avuto un po' tutti, ma che te ti sei fatto rispetto anche alla passata stagione? Ma io penso sempre che sia il campionato più bello al mondo. Arrivare all'ultima giornata e aspettare le altre, decidere insomma la griglia dei playoff, non è da tutti, non è tutti i campionati sono così. Penso che anche quello polacco si sta alzando il livello, però il nostro, ecco, questo palazzetto stracolmo dice tutto, pieno di famiglie, pieno di bambini, proprio rappresentano la continuità dello sport, è bellissimo. Ecco. Questa è la classifica, ovviamente non sarà quella definitiva, nel senso, almeno perché le altre partite bisogna giocare davanti, dietro adesso a Monza, però che ha una partita in più, Civitanova, Verona e Milano, sono quelle le squadre sostanzialmente che si potrebbero incrociare con voi. Io lascio la parola ad Andrea Lucchetta perché è lui l'esperto. No, assolutamente. No. Innanzitutto, guarda, a parte il primo set con un po' di difficoltà che ricezione, poco gioco al centro questa serata, però ovviamente grande sostanza da parte soprattutto di Steven Marr, che ha dato qualità. La domanda che ti faccio è: Rantakashi sta arrivando, Lepke sta giocando molto bene, ovvio che le scelte sono di Ekeli, cambierà l'assetto, partirete probabilmente con Lepke? Questa è una bella domanda, però siamo una squadra unita, sì. Io penso che Ran ha fatto un inizio stagione spettacolare, stellare, sì. E questa è la nostra particolarità di quest'anno, siamo una squadra unita, forte, ripeto, Marr che attacca oggi ha attaccato molto bene la palla alta su un muro a tre piazzato, ma Erika ha rigiocato la palla almeno 4 volte, c'è un sistema di copertura che è fantastico, e io penso che questo è proprio il segno di una squadra organizzata e talentuosa come siamo noi, perché ripeto, è dall'inizio dell'anno che abbiamo dei margini di crescita molto molto alti. E l'avete dimostrato durante questo campionato di Superlega, adesso arrivano i playoff. Che cosa vuol dire per te giocare un playoff a questo livello? Ti sei meritato il posto da titolare, dove stai attingendo e qual è il tuo post-it per crescere in questa fase finale della partita? Beh, io penso che adesso i playoff, insomma, ogni palla conta e dobbiamo essere concentrati, attenti, perché ci sono squadre forti, come sappiamo. Io penso che il nostro sistema di squadra, ripeto, di ricezione, ma la fase break è molto molto organizzata. Abbiamo una linea di muro molto, non troppo alta, ma super organizzata, molto veloci, noi centrali. Insomma, mi aspetto delle partite intense, sarà questo palazzetto sarà stracolmo come sempre. L'ultima cosa, poi ti lascio Maurizio. Centrali di Superlega, punti di riferimento.
che cosa e a chi toglieresti qualcosa di un fondamentale per arrivare poi a migliorarti in proiezione di questa stagione? Due nomi e due fondamentali. Ma allora, sicuramente Gala, stimo molto l'attacco, perché veramente c'ha un'esplosività pazzesca nelle gambe, riesce a salire su in maniera veramente agile. E ce l'ha in casa. E ce l'ho in casa, infatti me lo sto studiando da un po' di anni. E poi no, sicuramente centrali italiani o... Quello che vuoi. Che sono due punti di riferimento sul quale dici, guarda, di quel centrale mi piace questo e cerco di ovviamente personalizzarmelo. Io prendo di riferimento centrali, porto in avanti il nome italiano, insomma. Bravo. Simo Anzani a Mureo penso sia l'eccellenza, ecco. Anche fisicamente siamo strutturati simili, quindi è un po' il mio esempio. Poi si vede, Robby Russo per una battuta pazzesca. Certo. Sì, l'ha messa su in due anni, hai visto che battuta che ha messo? Pazzesca. Clamorosa, sono comunque, tutti miei amici. Siete tanti bravi, eh? Sì, siete sì, veramente sì, tanti tutti bravi. Amici. Quindi sono tutti problemi amici. Vostri per la nazionale. Salutiamo così. Salutiamo così. Beh sì, sicuramente per Fefè. Grazie a Gabriele Di Martino. Grazie Gabriele, buon lavoro e buon divertimento. Bocca al lupo, insomma ci vedremo presto. Noi siamo veramente alla finale di questa diretta. Volevo, guarda, consentitemi di fare ovviamente le condoglianze a Brunigno, perché si è spenta la nonna, e per cui noi vogliamo comunque a distanza, che sono passato del tempo, essere vicini a te, perché tutta quanta la famiglia, c'è questa spiritualità che comunque non va rispettata ma va condivisa. Va bene, e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al 6 per i playoff stasera, saprete gli